Buongiorno ragazzi, ben ritrovati sul canale. Allora, andiamo a parlare di Inter Udinese oggi. Allora, che dire? Diciamo che già il campionato sta iniziando a prendere un certo senso. Non mi aspettavo il crollo del Milan che stava avendo nelle ultime partite, anche se comunque nella penultima aveva pure vinto. Con l'Atalanta perde appunto per 3-2 nei minuti finali, grazie al gol di Muriel. Tra l'altro un bellissimo gol, colpo di tacco davanti alla porta, e fa sì che appunto l'Atalanta conquisti questi 3 punti. Milan che quindi perde nel finale ed è un tracollo abbastanza pesante per i cugini milanisti. La Juventus che ha vinto contro il Napoli grazie al gol di Gatti vince per 1-0 e questa secondo me è una vittoria importantissima perché in un certo senso ha dato tanta pressione appunto alla squadra nerazzurra, visto ancora l'Inter doveva giocare, e praticamente in questo campionato stiamo vivendo questa lotta tra Inter e Juventus con sorpasso contro sorpasso, che diciamoci la verità sta comunque mantenendo vivo il campionato, perché ragazzi, io da tifoso interista penso che se in questo momento non ci fosse questa Juventus in campionato, diciamo che non dico che il campionato già sarebbe morto. Però in un certo senso l'Inter avrebbe un certo tipo di vantaggio in campionato, cosa che comunque non ha perché appunto c'è questa Juventus che sta comunque avendo ottimi risultati. Sì, è pur vero che sui social tutti parlano di un gioco di Allegri che non è bello da vedere, per carità può essere, e a mio parere però chi vince ha comunque ragione. Il gioco di Allegri può piacere, può non piacere. E sta di fatto che comunque i risultati arrivano e quindi questo mette tantissima pressione alla squadra nerazzurra. Tra l'altro, rendiamoci conto che la Juventus comunque può preparare in maniera diversa le partite di campionato, anche perché gioca soltanto una volta a settimana, mentre comunque squadre come Inter, Milan e quant'altro, tutti coloro che partecipano alle competizioni europee, appunto, hanno più impegni e quindi gestire tante partite non è semplice. Tra l'altro adesso l'Inter avrà anche altri impegni, c'è la Final Four, Coppa Italia e quant'altro. Quindi diciamo che questa Juventus che si tiene dietro fa sicuramente paura all'Inter. Io lo dico da tifoso interista. A essere sincero, io già inizio campionato davo la Juventus come la principale antagonista in campionato perché sapevo benissimo che appunto la squadra bianconera, non avendo impegni per quanto riguarda le coppe e quant'altro, potesse dedicarsi appunto al 100% in quello che è il campionato. E infatti che così sta appunto facendo. Allora, che dire, Inter che quindi aveva questa pressione perché vabbè, comunque il Milan ti perde, vabbè. E lì magari non ci vai a pensare, la Juve ti vince, ti sorpassa in campionato, quindi una certa pressione te la dà. E giocare dopo non è mai facile, secondo me. Poi, ragazzi, devo essere sincero, spesso e volentieri l'Udinese con l'Inter ha anche fatto bene. È pur vero che in questo momento l'Udinese ha vari problemini, secondo me, però sinceramente non avrei mai immaginato di vedere questa partita. Allora, che dire, l'Inter che parte molto molto bene, scende in campo benissimo, attacca tantissimo. Praticamente in tutta la partita, ragazzi, l'Udinese ha avuto pochissime chance di fare gol. Una nel primo tempo, poi vabbè nel secondo tempo, quando già il risultato era ben avviato, l'Inter ha lasciato spazio, adesso ci arriveremo anche a parlarne. Dicevo, l'Inter scende bene in campo e ha subito tante occasioni da gol che però non sfrutta. C'è addirittura, mi ricordo, il tiro di Di Marco su grande assist di Bissek, che viene parato dal portiere dell'Udinese, tra l'altro sono il migliore in campo. C'era anche un'altra occasione da gol nel primo tempo per quanto riguarda l'Inter, da parte di una di Calhanoglu che ha fatto un gran tiro dalla distanza, e l'altra ovviamente, ragazzi, il palo colpito da Lautaro Martinez su un gran cross di Di Marco. Di Marco che poi fa anche gol, adesso ne parleremo. Dicevo, allora, ha queste occasioni l'Inter, non riesce a sfruttarle, si arriva quasi verso la fine del primo tempo, verso il 40° minuto, se non sbaglio il 37°,
E praticamente c'è questa caduta in area da parte di Lautaro Martinez. Rigore quindi per l'Inter, lì ragazzi molti dicono che il rigore non c'era, ormai comunque siamo abituati a vedere, a sentire più che altro queste lamentele sui rigori dell'Inter, per carità, penso che comunque la partita, la squadra nerazzurra abbia dimostrato di poterla vincere anche senza questo rigore, è pur vero che ti sblocca la partita. E a mio parere, secondo me il rigore c'era, ragazzi, perché il difensore dell'Udinese lo strattona Lautaro Martinez, appunto, lo fa cadere e quello lì, ragazzi, per regolamento il rigore te lo danno. Tra l'altro, inizialmente il rigore non era nemmeno stato dato, poi grazie al VAR, appunto, calcio di rigore per l'Inter, che viene trasformato sempre dall'implacabile ormai Calhanoglu che non ne sbaglia nemmeno uno, quindi l'Inter sblocca la partita con Calhanoglu che oltre al rigore comunque fa ragazzi una partita stratosferica. Calhanoglu in questo momento veramente un giocatore dell'Inter, secondo me è uno di quelli che i migliori in campo appunto ogni partita dell'Inter, tra i migliori in campo appunto c'è Calhanoglu. Allora, la sblocca l'Inter, dicevo, e arriva subito il secondo gol di Di Marco con un gran sinistro. E prende tutto di prima e la mette all'angolino e lì ragazzi Di Marco lì fa un gran bel gol e poi subito c'è un altro gran bel gol di Thuram. Vabbè, Thuram la tocca davanti alla porta e questo è vero, però c'è da dire che l'azione da cui scaturisce appunto il gol secondo me è davvero bella da vedere. Tra l'altro gran tocco di Mkhitaryan che fa l'assist appunto a Thuram che segna quindi il 3-0. Tutto questo nell'arco praticamente di 7 minuti. Quindi anche lì l'Inter ci prova nei primi 30 minuti, praticamente non riesce a far gol e poi in 7 minuti fa vedere che comunque vuole conquistare questi 3 punti già nel primo tempo, vuole chiuderla lì. Perché comunque poi ragazzi ci sarà la sfida con la Real Sociedad, appunto, quindi secondo me l'obiettivo in questa partita dell'Inter era quella di portare a casa subito il risultato nel primo tempo e poi nel secondo tempo, come è stato appunto addormentare un po' la partita, risparmiare le energie e penso sia giustissimo. Appunto, l'Inter fa così perché poi nel secondo tempo la partita, ragazzi, i ritmi calano tantissimo, esce un po' l'Udinese, devo essere sincero. Ho visto l'Udinese che ci ha provato nel secondo tempo, anche se comunque non ha poi creato chissà quali guai sia al portiere dell'Inter, a Sommer. Tra l'altro piccola nota di merito per Sommer, ragazzi, che 10 clean sheet in 15 partite. C'era stato anche un gol per l'Udinese in fuorigioco, quindi poi viene annullato, ma quello, ragazzi, che a me è piaciuto tantissimo di questa partita è il gol di Lautaro Martinez. Un gol in cui il capitano, ragazzi, si va a prendere questo pallone. Dopo aver sbagliato un passaggio, va a recuperare questo pallone a centrocampo. Cioè, all'85esimo stai sul 3-0, praticamente te ne puoi anche fregare di cercare un altro gol. Anche perché comunque ormai la partita è verso il termine, quindi sai già che questi 3 punti ormai sono tuoi. Lì si vede, secondo me, la mentalità vincente di questa squadra in questo momento. Si va, appunto, Lautaro va a recuperare questo pallone a centrocampo e poi fa un gran bel tiro da fuori e lì, appunto, si vede il capitano dell'Inter che per tutta la partita ha cercato il gol, l'aveva sbagliato anche prima, aveva colpito il palo e in quel momento, secondo me, appunto, cerca il gol e lo voleva fare e lo fa. E ripeto, questa, secondo me, è una mentalità che si deve avere da squadra che vuole vincere. Io l'anno scorso, per esempio, ero tantissimo arrabbiato quando si perdevano quelle partite, magari contro squadre che sulla carta erano catalogate appunto inferiori all'Inter, si perdevano partite che si dovevano vincere. Invece quest'anno, fino a questo momento, poi non so come continuerà il campionato, ovviamente, perché ci sono ancora tante partite, però fino a questo momento ho visto un allenatore che sta facendo un lavoro, secondo me, perfetto, ragazzi. Per inizio campionato, comunque con tutte le sfide che l'Inter ha avuto, sia Champions e quant'altro. Ora ci giocheremo la prima posizione per il girone in Champions. Comunque vada, passi i gironi. Adesso poi c'è la Coppa Italia, per ora sei primo in campionato. Con solo la Juve che comunque può darti fastidio. Poi, ripeto, magari
nella seconda parte di campionato, ora che non posso sapere se l'Inter vincerà, sbaglierà, sicuramente non potremo vincere tutte le partite, è difficile vincerle tutte, però in questo momento sto vedendo grande aggressività, grande voglia di vincere, la fame che sta avendo la squadra nerazzurra, secondo me questo è dato anche dal fatto che l'anno scorso ci siamo giocati una finale di Champions che secondo me ci ha anche fatto capire che abbiamo grande potenzialità da poter sfruttare sia in campionato e sia a livello europeo, ragazzi. Un'altra cosa voglio dire su Inter Udinese, mi è piaciuta tantissimo anche la partita di Bissek, che ragazzi ha fatto secondo me una gran partita. È un giocatore che ha secondo me un grande margine di crescita, integrandosi bene in squadra, secondo me può far sicuramente bene. Ha giocato secondo me, appunto, ripeto, una gran partita e adesso a quanto pare lo rivedremo con la Real Sociedad, staremo a vedere, anche perché però in difesa c'è da mettere anche che non siamo messi tanto tanto bene. Abbiamo recuperato Bastoni e aspettiamo ancora Pavard. Poi c'è Darmian che comunque sembra una sicurezza, ragazzi. Io lo dico sempre, per me Darmian è uno di quei giocatori che qualsiasi allenatore vorrebbe avere, perché comunque sa gestire varie posizioni in campo, lo metti terzino destro ti funziona, lo metti all'esterno destro ti funziona, sinistra idem, quindi ripeto, è un giocatore che secondo me ogni allenatore vorrebbe avere. Per il resto, che dire, centrocampo dell'Inter che in questo momento sta facendo un lavoro perfetto, Mkhitaryan, Barella, Calhanoglu, anche Dumfries, Di Marco stesso. Carlos Augusto che quando entra comunque, adesso l'abbiamo visto anche come terzino sinistro, secondo me può essere anche un'ottima scelta perché possiamo avere anche un altro giocatore che va a ricoprire quella posizione. Vedremo come se continuerà a giocare come terzino sinistro anche Carlos Augusto o sarà poi spostato anche come esterno sinistro, se giocherà con la Real Sociedad. Tutto questo staremo a vedere appunto in questa partita. Ragazzi, che dire, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, lasciate un commento, sempre Forza Inter, ci vediamo nel prossimo video.